Allora, intanto secondo me è una bella partita fra due squadre che hanno mostrato un alto livello di competitività, utilizzando ciascuna le proprie armi. Un nostro inizio complicato, un primo tempo sottotono, dove abbiamo fatto palle perse attive che hanno consentito ai nostri avversari di fare tanti punti in transizione, che è una delle loro caratteristiche. E dove abbiamo tirato molto male i tiri liberi e dove abbiamo avuto dentro l'area una scarsa presenza offensiva per chiudere alcuni vantaggi che la partita ci stava offrendo. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, soprattutto difensivamente. Le nostre palle perse non sono state palle perse attive come nella prima metà. Non è un caso che nella seconda metà della partita loro hanno segnato soltanto 4 punti da nostre palle perse. Abbiamo migliorato sicuramente la percentuale di tiri liberi, anche se poi alla fine ne abbiamo sbagliati due importanti che ci hanno costretto a un extra sforzo. Era la partita che sapevamo sarebbe stata, non c'è niente di cui sorprendersi perché Latina è una squadra che ha buttato via una partita clamorosa in casa con Scafati che stava vincendo. Perso la supplementare e perso la supplementare a chiusi. È una squadra che non molla mai, e quindi questo lo sapevamo. Quindi abbiamo dovuto vincerla tante volte. Però direi che nella parte finale della partita siamo stati lucidi, facendo buone giocate, soprattutto in attacco. Abbiamo trovato le conclusioni che volevamo. Niente, la partita era questa. Sapevamo che sarebbe stata complessa. E tale si è rivelata perché loro stanno combattendo per uscire da una zona della classifica che onestamente non mi sembra che gli competa, ma ne parlavo anche con Franco Gramenzi prima della partita. È chiaro che quando poi metti insieme una serie di sconfitte vedi tutto nero, ma questa è una squadra molto viva, è una squadra che ha delle specifiche complicate contro cui accoppiarsi per le caratteristiche di alcuni giocatori. Quindi una vittoria molto importante perché per come si era messa la partita, onestamente c'era il rischio oggettivo di poter rischiare di perderla. Invece i ragazzi sono stati lucidi nei momenti che contavano e anche quando loro hanno messo dentro un paio di canestri difficili, magari da rimbalzi, da palloni toccati, da palloni che erano nelle nostre mani, sono scappati via, dalle famose seconde palle del calcio, come si suol dire. Invece ecco, la nostra lucidità è stata significativa. Ma sappiamo che dobbiamo crescere, migliorare. Era la prima volta che ci misuravamo di fronte a 3 partite consecutive e quindi sono curioso di vedere anche a livello energetico e mentale che tipo di risposta avremo domenica. Però intanto ci portiamo a casa una vittoria molto importante, ottenuta con spirito, quello che un pochino a livello di atteggiamento era mancato nella prima metà della partita, invece nella seconda metà ci siamo decisamente ritrovati.